a tutti, sono Barbie Xanax e benvenuti su Barbie Review, la rubrica di recensioni di Screen Week rigorosamente senza spoiler. Se siete indecisi su quale film guardare questa sera, tranquilli perché ci pensiamo noi di Screen Week. Oggi però non parliamo di un film al cinema, ma parliamo di un film su Netflix. È il titolo del momento e sto parlando di I Am Mother. Voi l'avete visto? Vi è piaciuto? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Prima di iniziare però non dimenticate di iscrivervi e attivare le notifiche cliccando sulla campanella qui sotto, così da non perdervi nessuno dei nostri prossimi video. Inoltre potete ascoltare Barbie Review anche versione podcast su Spotify. Trovate il link qui sotto. I Am Mother è un film fantascientifico. In quel mondo la razza umana si è estinta, ma c'è ancora una speranza perché un androide è rinchiuso all'interno di un luogo oscuro e messo misterioso, pieno di embrioni umane, e proprio lì farà nascere una bambina che l'androide chiamerà figlia, mentre lei lo chiamerà madre. L'androide la crescerà e la amerà, ma crescendo la figlia inizia a farsi delle domande. Dove sono gli altri esseri umani? È possibile uscire o entrare? Mother le risponde che purtroppo tutti si sono estinti e non è possibile uscire o entrare da lì perché l'aria è contaminata da un virus che rischierebbe di uccidere lei così come i suoi fratelli e le sue sorelle, ovvero gli embrioni. Un giorno però la figlia sentirà delle urla di donna che provengono da fuori. Come andrà a finire? Chi è davvero questa donna? Lo scoprirete guardando il film, perché qui non si fanno spoiler. Ma iniziamo immediatamente a parlare del film. I Am Mother è un film fantascientifico con influssi abbastanza horror e anche un po' cyberpunk. Il film infatti costruisce molto bene dei momenti di tensione. Prende molta ispirazione da un film che ha unito per primo questi due generi, ovvero Alien, e l'ispirazione a questo film si vede un po'. Il lato cyberpunk del film non sta tanto dal punto di vista estetico, ma dai temi. Cosa sia giusto fare a livello etico, se il bene di pochi o il bene di molti, quale sia il concetto di umanità e anche il confine tra umanità e razionalità, dove posizionarlo. Parlarvi del film senza fare spoiler è un pochino complesso, ma la storia è principalmente lo sviluppo della protagonista. Seguiamo infatti figlia dalla nascita fino all'adolescenza, un momento in cui si mette in discussione il mondo che si conosce così come l'autorità. Si mette in discussione la figura del genitore, i loro avvertimenti, e si va alla ricerca di qualcosa di diverso, e questo è proprio quello che vediamo nel film, secondo me. Tentare di scoprire il mondo e giudicarlo secondo i propri parametri. Il film secondo me è ottimo nel riuscire a creare parecchi ribaltamenti, parecchi colpi di scena, molte scene di tensione, ma sono molto belle anche le ambientazioni, la scenografia. Bravissima anche l'attrice protagonista, che è una giovane attrice e cantante danese, Clara Ruger. Questo è uno dei suoi primi film, così come è il primo film del regista, Grant Sputore. Un po' si vede che si tratta di un'opera prima, perché il film, nonostante abbia tanti spunti, alla fin fine non riesce a dare tutte le risposte allo spettatore, neppure a suggerirle. Ci sono un pochino di vuoti, però il film è molto interessante per le tematiche, quindi se amate un film che crei tensione e che vi faccia riflettere tra i confini tra moralità e razionalità, potrebbe essere perfetto per voi. Se cercate un film di quelli che riesce a rispondere a tutte le vostre domande, non è il film perfetto per voi, mi dispiace. Ma voi avete visto il film? Sono curiosa dei vostri commenti, quindi fatemelo sapere con un commento qui sotto. Prima di farlo però non dimenticatevi di seguire Screen Week sui suoi canali social, sul canale YouTube, così come sul sito, ovvero www.screenweek.it. Io sono Barbie Xanax, quindi se avete ancora voglia di sentirmi parlare di cinema, serie TV, documentari, ci vediamo sul mio canale, ovvero Barbie Xanax. Grazie mille per essere stati con me.